Play. Ciao a tutti scuole pecciolini, sono Mami di Dede Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo quinto episodio di Poketown. Il miglior, secondo, primo, non si sa ancora, non so ancora come definirlo, gioco MMORPG per Android Pokémon. Purtroppo, sì, sono sempre io, cioè la faccia è uguale, ma probabilmente alcuni di voi non mi riconoscono. Non mi riconoscete perché c'ho una voce di merda! Sì, ebbene sì, sto praticamente con la bronchite. E non so come cazzo riesco a registrare. Questo è il secondo video che sto registrando. La voce si è ancora più abbassata. Quello che vedrete domani è i monster. Dovrebbe essere leggermente più alta. Anche se quando poi... Vabbè, non vi voglio spoilerare quello che succede. Insomma, quando avevo bisogno o di gridare, di esultare o di incazzarmi, non avevo voce, quindi facevo cose strane. E quindi forse è divertente anche per questo. Ma va bene. Insomma, questa settimana va così. L'alternativa era non registrare niente, però ho pensato bene comunque di mettercela tutta e portarvi questi video. Io ve l'avevo promesso, questa settimana andiamo a comprare Gengar, quindi questo fantasmino cazzuto, ma quanto sei bello, guarda, sembra una nuvola di ciccioneria. Compriamo Gengar, quindi shoppiamo e lo proviamo subito e vediamo che, se ci dà delle belle soddisfazioni. E non so, proviamoci. E voilà! Abbiamo comprato il nostro Gengar 99 centesimi di dollaro, che dovrebbe essere un euro e qualcosa, forse una cazzatina del genere. Ci hanno dato 5% in più di bonus, non so per quale motivo. E quindi abbiamo avuto... Però qua ci dicono che abbiamo avuto 120 cristalli. Ok, claim immediatamente, subito, cioè... Come se non ci fosse domani. Grazie mille. Catch. Fantastico. No, di voi non me ne fate un cazzo. Non voglio né Dragonite. Cioè, 11 dollari, ma voi siete fuori nel cervello. Non li prenderò mai. Ok. Allora, noi abbiamo il nostro Gengar che dobbiamo subito vedere che statistiche ci hanno dato. Quindi mi clicco su tutte le cose rosse che ci stanno qua. Oh, c'è un VIP gift. Aspetta un minuto. Eh sì, perché ora siamo diventati di VIP 1. Quindi possiamo prenderci il VIP gift, che non mi fa per niente schifo. Non solo, anche ne Pokémon Exchange, che non posso prendere. Ah cazzo, vi devo far vedere una cosa. Sì, allora aspettate un attimo. Un claim disponibile. Che cazzo me ne frega me. Eh sì, perché abbiamo comprato un cristallo. Ora se compriamo altri 33 cristalli, 39 cristalli, ma non li compreremo mai, ci danno l'altro, ma non me ne fatto un cazzo. Nel Pokémon Exchange, come potete notare, c'è Blastoise, o meglio Mega Blastoise, esattamente. Io l'altro giorno apro le capsule e non vado a trovare, guardate un po' chi cazzo vado a trovare. Non vado a trovare lui, ma come sono sculato, ma quanto sono sculato. No, lo dovete dire, perché me lo dovete scrivere nei commenti, sono sculato. Ho trovato Blastoise nelle capsule, quelle, le capsule pro. Ora, se andiamo in breed, voglio farvi vedere un po'... i valori, gli values, cazzo, S-Attack Pro, S-Def Pro, Speed Pro, S-Def Pro, cioè tutto pro, tutto pro. L'attacco, dai, sì, pur quello è pro, ma che cazzo me ne frega, sì. Vediamo un po' le mosse che c'ha Bubble. Bubble dovrebbe essere una mossa di tipo fisico. Fatemi sapere comunque nei commenti se queste statistiche sono buone e se secondo voi vale la pena includerlo nella squadra. Altra cosa, va bene. Mi avete detto di mandare a fanculo Pikachu e mettere sto cazzo di Lucario? L'ho fatto. Ok, c'ho Lucario in squadra. Ora non mi dite niente, perché secondo me Lucario fa veramente cagare. Però voi dite che è buono. Va bene, alzo le mani. In ogni caso, ora abbiamo Gengar, quindi lo possiamo mettere al posto del nostro Charmander. Ma prima lo dobbiamo vedere com'è fatto sto Gengar. Dove cazzo stai? Oh, Gengar qui, ma quanto sei bello. C'ha Hypnosis e Lick. E fatti due leccate. Docile, quindi già la natura fa cagare. E sta cosa non mi piace. Però c'ha 488 di power. Vabbè, non è un granché. Vediamo gli values. S-Attack, buono, e Speed. Buono, buono. Le mosse che ha Gengar, se non sbaglio, sono tutte di tipo special. Infatti, questo è un status e questo è special. Fantastico, fantastico. Quanto ci... Cazzo. A livello 33 impara sto Dream Eater, che è una mossa di tipo psico con power 100. Mentre questa qua fa cacare. 5 times user level. Oh mio Dio, 5 times user level. Una merda. Una merda. Cioè, se c'è un Pokémon livello 20 fa 100. Che merda.
Mentre queste mosse qua. Vabbè, mi accontento di queste che ho. Senti, ma questa non è che mi dici che cazzo fa. E questa manco per... Questa è di tipo power 30, però è physical. Ma fanculo. Va bene, lo dobbiamo provare sul campo, ma prima lo dobbiamo un attimo allenare. Quindi o gli do qualche caramella rara. Sì, all'inizio gli do qualche caramella rara. Faccio qualche quest, ci vediamo tra poco. Ma io non ci posso credere, per 99 centesimi che ho dato a sto gioco mi stanno venerando come se fossi un dio, cazzo. Cioè, mi stanno dando altri gift, 8 caramelle di quelle super potenti, 2 pergamene per prendere i Pokémon. Questo che cazzo è? Medium coin pack, vabbè, un po' di soldi, e 30 di ste pietre che sono utilissime, servono per far evolvere i Pokémon, per breakarli, powerarli, eccetera eccetera. In ogni caso, ho inserito Gengar in squad. No, non ancora, perché voglio far vedere questa cosa. Guardate, questo è il Charmander di Power 694 di livello 13, di tipo blu. Ora lo togliamo, Putin, che non è il leader russo, insomma. E mettiamo Gengar. Questo, Gengar. Scusa, no, aspetta, c'è qualcosa che non va. C'aveva 1000 di Power Gengar. Perché me l'hai fatta diminuire? Ah, ecco, 1099. Il big bug di questo gioco, ma fantastico. Gengar livello 8, c'ha molta vabbè, è una terza evoluzione, quindi ci sta. È un Gengar femmina, non l'avevo notato. In ogni caso, sono riuscito già a portarlo a grado blu. Beh, io proverei a questo punto la squadra. Proviamo in qualche quest così random, semplice, e vediamo che cosa succede. Quindi andiamo in qualche quest main. Find out, get out. Ah, devo raggiungere il livello 20 prima. Ok, a che percentuale siamo? Allora ragazzi, prima di poter andare avanti devo raggiungere il livello 20. Ci sono quasi, mancano 133, neanche 80 di exp. Quindi sto finendo un po' di quest che avevo. Sono andato a catturare anche dei Pichu, pensate un po', per finire le quest. Però ne approfitto, visto che è una quest, è anche quello che vogliamo fare qui ora per testare il nostro Gengar. Andiamo nelle instance, e in particolare nell'Elite 4. Proviamo quali sono... Ah, oggi è domenica, quindi sono tutte disponibili. Beh, io non andrei Ghost contro Ghost, non ha molto senso. Questi qua di tipo Drago ci erano utili. Ci danno Steel Dark, Ground e Fairy. Invece questo qui ci dà Fighting, Poison, Ice and Bug. Sì, andiamo contro questi qua Drago. Vediamo che cosa succede con il nostro Gengar. Tanto male che vada, cioè abbiamo Aerodactyl che fa il culo a gallettoni a tutti quanti, ma anche Tyranitar ce li abbiamo un po' tutti, voglio dire. Però io volevo provare specialmente Gengar. Ti prego, comportati bene. Allora, intanto volevo vedere questa mossa che cosa fa. The user employs a hypnotic suggestion to make the target fall into a deep sleep. Ah, praticamente lo fa addormentare, fantastico. Invece questo dovrebbe addirittura avvelenarlo. Bene, ci hanno paralizzato al primo colpo, è una cosa molto fantastica. No, questo leak dovrebbe paralizzare se resiste. Ah, ci ha cambiato il Pokémon. Addirittura questo livello di intelligenza arrivano gli allenatori dell'Elite Four. Minchia, non pensavo, sai. Vai, dai, deleccata, dai. Ok, non è un Pokémon così da grandi battaglie, ragazzi, perché cioè, ci muore fa un po', anzi, se non ci muore già subito, ecco, per l'appunto, non è un Pokémon da grandissime battaglie, e a questo punto ne approfitto, finiamo di usare il Mega Aerodactyl e massacriamo tutti, perché voglio, insomma, il reward di questo allenatore. Però è vero che siamo andati contro dei tipo Drago, che poi proprio non sono dei tipo molto molto semplici da gestire. A questo punto vorrei andare a provare gli altri primi due tipi, quindi o il primo o il secondo tipo degli allenatori, vediamo come si comporta. Ok, andiamo a provare contro i tipi di lotta, quindi contro i Pokémon di tipo lotta. Troviamo di Cambusken, di Lucario, questa gente qui. Oh mio Dio ragazzi, mi sa che a stasera non arrivo, la mia voce si sta veramente esaurendo come una debole fiamma loca. Loca vuol dire pazza o dannazione, che minchia ti dico. No, neanche in questo caso Gengar sembra reagire molto molto bene. Vediamo contro un Riolu, che sarebbe la versione minion di Lucario. Sì, suppongo di sì. Comunque Gengar è parte tutta, è sempre di leccata. Che cazzo di mossa di merda c'ha? E te credo che poi i Pokémon, cioè, ti ammazzano. Ma scusami, tu fai il cake con tutti, è normale che poi fini mazzate, cioè. Ok, contro i tipi lotta, quindi contro questo allenatore, siamo riusciti a far fuori due Pokémon. Sì, perché poi c'è morto, anche qui, malamente. Senti, ma vogliamo utilizzare un Lucario? Vogliamo farlo sbocciare questo Lucario? Perché non mi sembra normale che tutti dicono che è super forte e a me fa cagare. Cioè, qui Kartak,
questa. Guarda, ma io come cazzo faccio ad attaccare la gente con quei katak? Ma è normale che secondo me fa cagare i cani. Scusate, Duck Pulse. Ragazzi, sto per morire. Non ce la faccio a parlare. Dannazione. Oh mio Dio, sto veramente morendo. Ok, anche questo allenatore l'abbiamo provato e si è comportato un attimo meglio il nostro Gengar. Vi avviso che il video sta per essere sospeso per impossibilità tecnica. Cioè proprio il mio strumento, la mia gola non mi permette più di parlare. Proviamo l'ultimo tentativo. Andiamo contro i Pokémon di tipo roccia, steel. E vediamo anche qui come si comporta il nostro Gengar. In teoria abbiamo provato un po' tutti. Ovviamente non siamo andati contro lo stesso tipo perché non ha molto senso. Vediamo se contro il tipo steel si comporta un attimino meglio. Anche se penso che Gengar darà il meglio. Stiamo a posto proprio, guarda. Ah, not effective, fantastico. Se non mi attaccano sono il più forte del mondo contro questi Pokémon. Dicevo, penso che Gengar dia veramente il meglio di sé man mano che aumenta di livello ed impara qualche mossa un attimo più carina, perché le mosse che conosce ora, diciamolo, fanno schifo al cazzo. E soprattutto sto notando che le mosse di tipo normale, quindi attacco fisico, cioè lo massacrano, tranne vabbè sti Pokémon Steel che non riescono a fare un cazzo. E sì, potenziati, però è questo il vero problema. Mentre le mosse magari tipo speciale le regge molto bene. Ok, ora è interessante vedere come si comporta contro un Aerodactyl. Secondo me le prende di brutto, cioè gli fa un attacco da... come non detto. Diciamo che siamo più o meno pa... oh, vediamo Lucario, dai cazzo. Qua non mi puoi dire che non sei forte. Ti faccio usare Dark Pulse, guarda. Oh, bella questa mossa. Devo essere sincero, mi sei piaciuto. Potrei ecco, stiamo rivalutando il nostro Lucario, dai. Dai, one shot pure Pterodactyl. Oh no, peccato, per pochissimo. Vabbè, lo one shot ora. Pazienza. Bene, abbiamo provato Gengar contro i nostri fantastici 4. E io mi prendo questa quest e andiamo avanti. Vorrei provare qualche allenatore, quindi nel gioco normale, come si comporta Gengar. Ed ecco il momento che tanto aspettavamo. Finalmente ho sbloccato un attimo le quest. E ragazzi, se siete alla quest che insomma avete visto mia e siete un attimo bloccati, tornate in città e vi ritorna l'outrouting. Quindi se avete lo stesso problema mio che dice no, il livello 20, mission complete, se iniziate qua, tornate in città e vi porta con l'outrouting. Ora proviamo Gengar contro questi. Oh, qua ci abbiamo la debolezza, ma fai comunque cagare Gengar. Cioè, voglio dire, vabbè che è un ghost e ho capito. Cioè tu sei efficace contro i Pokémon del tuo stesso tipo? Perché lui è anche veleno, giustamente. Solo che non mi sembri tutto sto popò di roba. Cioè 99 centesimi per un Pokémon che, devo essere sincero, non è un granché. Non si sta mostrando di roba. Oh, attenzione, neanche subiamo contro il tipo fuoco. Cazzata. Evidentemente ha utilizzato una mossa di tipo normale, poi ha utilizzato la mossa fuoco. Che cazzo hai fatto? Vabbè, ma allora sei pirla. Arcanine sei proprio pirla. Cioè sei un coglione, cioè sei per morire male. Cioè, tu non mi puoi mandar via il Gengar così. Cavolo, sto mingherlino scemotto c'ha Pokémon di 30 tipi diversi. Cioè 30, insomma, fino ad ora abbiamo visto già 3 tipi diversi. Un puro elettro, un puro fuoco, un puro buio, un puro ghost. E questa è una merdina. È un uccello, un piccione viaggiatore che è capitato così in giro. Ok, ultimissima prova, giusto per testarlo fino alla fine. E proviamo contro il Team Skull. Ok, c'è le leccate contro gli uccelli. Oh mio Dio, ma che cosa ho detto? Ragazzi, scusate, dovrei censurare questa parte. Cioè, voglio dire, se fai veramente cagare Gengar, cioè mi hai rotto il cazzo, fanculo, basta. Ti metto Tyranitar giusto perché mi voglio divertire e giusto perché il video di domani è su Tyranitar. Basta, boom. Oh, massacro sti Pokémon col Tyranitar. No, questa ve la devo far vedere, cioè è troppo figa sta roba. Cioè Tyranitar contro Nidoking, cioè sono due tipi
due draghi giganteschi, due Godzilla che si sfidano. Vediamo chi cazzo vince. Tiranitar di livello 7, cioè vorrei dire la metà dei livelli di Nidoking. Nidoking comunque tira le sue bastonate, ma Tiranitar spacca i culi. Signori, Tiranitar spacca i culi. Bene, anche questo video con la mia voce, quindi insieme, sono arrivati proprio alla fine. Io non so se riuscirò a registrarvi il terzo episodio, che uscirà domenica. Spero di farcela, magari mi riposo un attimo, qualche ora, riprendo la voce e vedremo più tardi. Intanto vi ringrazio per aver visto questo video. Vi prego, sostenete il canale, la serie, con like, commenti. Se siete arrivati fin qui, scrivete nei commenti hashtag fantasma scarso, cioè scrivete hashtag fantasma scarso, perché è un po' scarso, cioè fa un po' cacare, cioè 99 centesimi buttati nel cesso. Intanto vi ringrazio per la visione, ci vediamo la settimana prossima, sempre sullo stesso canale, sempre alla stessa ora, sempre con gli stessi giochi, forse cambia qualcosa. Un saluto Shaxan a tutti, ciao.